Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. È da un po' di tempo che non registro video, quindi potrebbe essere che all'interno del video di oggi faccia io un po' di gaffe, un po' di papere. Perdonatemelo, è da un po' di tempo che non accendo la GoPro, infatti è tutto un po' precario di fronte a me. Allora, oggi sono qui per presentarvi una serie di prodotti che ho deciso di inserire nel video appunto dei preferiti del periodo. È da diverso tempo che non registro questo video e quindi ho deciso di accorpare insieme, come vi dicevo poc'anzi, un po' di cosmetici, prodotti beauty che ho utilizzato in questo periodo, nella fattispecie nei mesi di febbraio, marzo e aprile, perché l'ultimo video dei preferiti sono andata a vedere e vi avevo indicato dei prodotti dicembre-gennaio, quindi adesso siamo in febbraio-marzo-aprile. Devo dire che in quest'ultimo periodo ho provato tantissimi prodotti nuovi che magari avevo di scorta, che magari mi hanno inviato delle persone che conosco grazie a YouTube e niente, mi va di parlarvene. Allora, di solito all'interno di questo video ci metto anche i flop, ma siccome ho provato diversi prodotti che non mi hanno convinto in questo periodo, ho deciso di fare un video a parte che vedrete, credo, dopo di questo. Quindi dopo questo video qui mi metto a registrare il video dei prodotti che non mi hanno convinto. Di solito lo chiamiamo in gergo i flop, però non voglio essere così severa, così crudele, quindi diciamo prodotti che non, insomma, non fanno proprio al caso mio. Cerchiamo di andare un pochino spediti. Allora, ho perso il foglio dove avevo tutto il mio elenco di categorie. Ho cercato di andare a memoria, per cui vi vado a presentare prodotti che riguardano la skincare, la body care, la hair care, make up, profumo, prodotto scoperta, accessorio e fissa del periodo. Poi ci sarebbe sempre la categoria dei flop, ma vi ho spiegato un attimo fa che i flop li vado a registrare poi separatamente perché ne ho diversi da mostrarvi. Si vede bene in questa visuale? Io spero di sì. Allora, partiamo dalla categoria skincare. Ho due prodotti da mostrarvi e vado subito, parto subito. Allora, sto utilizzando ormai da un bel po' di tempo, sarà circa un mese e mezzo, forse 2 mesi. Sì, secondo me sono 2 mesi, diciamo da metà febbraio fino ad adesso che siamo oltre la metà di aprile. Sto usando come detergente per il viso e il collo al mattino Effaclar di La Roche-Posay. Vedete che ne ho già fatta fuori mezza bottiglia. Ne ho acquistate due bottiglie, le ho prese su internet e le ho pagate forse 18 euro l'una? No, 14 euro, non mi ricordo assolutamente più perché le ho ordinate forse a gennaio, mi sono arrivate a febbraio, boh, non mi ricordo. Ne ho ordinate due perché probabilmente conveniva così. Allora, perché ho deciso di comprarmi questo prodotto? Perché, come sapete, io ho la pelle grassa. Oggi sono tutta bella apparecchiata, fondotinteggiata, però ho la pelle grassa. Lo sapete, ormai da tempo ho un sacco di imperfezioni, soprattutto nell'ultimo periodo qua nel mento. Non per la mascherina, assolutamente, questo ci tengo a ribadirlo. Io ho sempre avuto brufoli prima anche dell'entrata in vigore dell'utilizzo della mascherina, quindi io ho proprio la pelle grassa impura. Quindi, specialmente nella zona del mento, qua ne vedete un esponente di quelli belli, qui addirittura ce ne sono due in uno. Non lo vedete dalla GoPro, il fondotinta non è riuscito a coprirlo, ma ci sono due brufoli in uno, quindi fa anche male. Vabbè. Ho deciso di comprare questo prodotto perché è praticamente un detergente per il viso formulato in gel che va a fare una specie di micro peeling, un peeling chimico, quindi con delle sostanze che vanno a esfoliare la pelle, sostanze chimiche che vanno a esfoliare la pelle affinché, ecco, le impurità o le imperfezioni si secchino. Ecco. Diciamo che il fine ultimo penso che sia quello di ridurre la produzione di sebo, quindi la produzione. L'eccessiva produzione di sebo, quindi l'eccessiva produzione appunto di imperfezioni, brufolazzi, e poi anche in secondo luogo, diciamo, andare a schiarire mano a mano le macchie. Allora, devo dire che io di queste proprietà che vi ho appena elencato, non, allora, la seconda, quella dello schiaritura delle macchie, non l'ho notata assolutamente, però ne ho solo usato metà flacone, quindi vedremo. Per quanto invece riguarda il fatto che non mi insorgano più delle imperfezioni, anche lì sono un po' dubbiosa, nel senso che le imperfezioni continuano a uscirne e continuano ad uscirmene, ma non penso che sia un problema di detergente quanto piuttosto una cosa mia. Io ho un tipo di pelle che produce questo sebo, così come ho la cute dei capelli che è molto grassa, quindi non è un problema di detergente. Una cosa che invece ho notato di questo prodotto che mi va di segnalare
è proprio di sottolineare, poi non so come si comporterà, come si comporti questo prodotto con la vostra pelle, però con la mia pelle questo prodotto qui che cosa fa? A furia di lavarmi il viso e il collo con questo prodotto, facilita molto l'espulsione spontanea, quasi spontanea, dei punti neri. Che significa che tutte le volte che mi asciugo il viso, poi magari durante la giornata magari mi tocco, perché purtroppo un vizio di noi con la pelle in cura è che ci tocchiamo spesso il viso, magari mi tocco il naso e vedo che c'è un punto nero che sta uscendo, così di sua spontanea volontà. Stessa medesima cosa anche sul mento. Quindi secondo me va a fare questo peeling affinché i punti neri, i comedoni, o comedoni, non so dove si colloca l'accento, escano. Quindi piuttosto facilmente. Ecco, questa è una cosa che mi piace di questo prodotto. Devo dire che anche quando ho fatto il cerotto per i punti neri, quello lì della Nivea, sul naso e sul mento, ne sono venuti via veramente tantissimi. Per cui questa è una cosa che mi va di segnalare. Altra cosa che mi va di segnalare di questo prodotto è che è un prodotto che secondo me va benissimo solo per chi ha la pelle acneica. Non lo consiglierei a tutte le altre persone che hanno una pelle secca, una pelle normale, una pelle mista, perché già io che ho la pelle acneica, a volte questo mi prosciuga completamente il viso. Cioè, ci sono proprio delle zone che sono proprio screpolate da quanto purifica e sgrassa questo prodotto. Lo trovo molto molto potente. Ve l'ho messo nella categoria dei preferiti, in realtà più che altro per spiegarvelo un po', e spero di essere stata piuttosto chiara. È da un po' di tempo che non registro video, per cui non so più se le mie spiegazioni funzionano o sono inefficaci, non lo so, fatemelo sapere tra i commenti. Se avete una pelle grassa che produce diverse imperfezioni, che si lucida facilmente, questo è un prodotto che può fare per voi. Se invece avete tutti altri tipi di pelle, assolutamente no, lo trovo molto molto aggressivo. Io lo utilizzo al mattino. Quando mi trucco, cerco alla sera di utilizzare qualcos'altro perché è veramente troppo potente, ma mi è capitato di usarlo anche 2 volte al giorno, però è troppo, troppo. Vai proprio a prosciugare la pelle di qualsiasi cosa e poi è certo che produce di più perché, insomma, la prosciughi di tutto. Quindi volevo proprio parlarvene. Ho sentito che qualcuno mi diceva che è un prodotto delicato. No, assolutamente, cioè un prodotto che fa un peeling del genere, che ti prosciuga la pelle, che te la sgrassa a tal punto, no, non è un prodotto delicato, quindi no. Secondo luogo c'è scritto sulla confezione che va bene anche per il corpo, ma assolutamente anche qua mi sento di sconsigliarlo. Io, per esempio, avendo una pelle grassa, per esempio sulla schiena, non andrei mai a usare un prodotto del genere, perché è troppo, 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 troppo. Quindi assolutamente non per il corpo, ma solo per il viso. E per un viso acneico dovete avere i brufoli per utilizzare questo prodotto. Poi, altro prodotto di skincare che sto utilizzando in quest'ultimo periodo, ma non lo utilizzo sempre perché io con la skincare ci vado piuttosto piano, è questa crema qui di Avon, una crema da notte che in realtà è un gel, si chiama Sleep Potion Night Cream della linea Distillery di Avon. Me lo sono comprato qualche tempo fa e lo utilizzo 2 o 3 volte alla settimana, non di più, e soprattutto alla sera perché è un gel da notte. Mi sto trovando abbastanza bene, nel senso che al mattino quando mi alzo trovo avere la pelle non tirata ma piuttosto morbida, quindi quello lo trovo un plus. Una cosa che non mi piace tanto di questo prodotto è che lascia la pelle del viso piuttosto appiccicosa. Quindi se non vi piace questa sensazione non ve lo consiglio. Se invece ci passate sopra, io utilizzandolo 2 o 3 volte a settimana riesco a passarci sopra. Tutte le sere avere la faccia unta? No, non ce la posso fare perché poi se dormo su un lato del cuscino mi dà fastidio. Quindi 2 o 3 volte alla settimana se può fa, di più no. Rimane un po' unta la pelle, però al mattino è completamente asciutta e avete il viso bello morbido, bello setoso. Verrebbe quasi da dire rimpolpato, ma non è un filler, non è Botox, quindi non può essere rimpolpato, è semplicemente meno tirato, un po' più disteso, ecco, un viso un po' più paffuto, più di salute piuttosto che di, insomma, persona stanca, ecco. Mi sta piacendo abbastanza, per dirlo io che sono l'anticristo della skincare, vi potete anche fidare. Allora, andiamo, se ci ho messo 3 ore a spiegare i prodotti della skincare, pensa tu quelli della body care. Ma cerchiamo di andare veloci, ci provo. Allora, prodotti della body care ce n'è ben due che mi stanno piacendo tantissimo. Uno, questo ragazzi è una bomba, veramente buonissimo. Me l'ha spedito la mia amica Terry, che ringrazio e cui mando un bacio. Ciao Terry.
Penso a fine febbraio, correggimi se sbaglio, Terry, fine febbraio, inizi di marzo, mi ha mandato un pacchettino sorpresa con dei prodotti della Faberlic e mi ha mandato, tra questi prodotti che mi ha mandato appunto, quante volte ho detto mi ha mandato? Tra questi prodotti che c'erano appunto nella scatola che mi ha inviato Terry, c'era anche questo bagnoschiuma meraviglioso alla banana. Banana mousse si chiama, Faberlic. Della linea Beauty Café Love Your Skin. Allora, c'è scritto shower gel, ma non è un shower gel perché è una shower cream, è proprio una crema detergente per il corpo che profuma di banana, mamma mia, in una maniera meravigliosa. Allora, profuma di banana, non lo so, in un modo pazzesco, rimane, questo profumo rimane sulla pelle a lungo. E devo dirvi la verità, l'ha usato anche Simone e siamo qui. L'abbiamo già quasi terminato, l'abbiamo utilizzato in due, sia per fare la doccia che per lavarci i piedi, lavarci le mani, le braccia, le ascelle. È veramente un ottimo, ottimo prodotto. Non tira la pelle, non fa irritazione, non secca la pelle, è veramente buono. Un bagnoschiuma formulato veramente molto, molto bene. Mi piace la consistenza in crema, mi piace il profumo. Ovviamente il profumo di banana è molto artificiale, non è il profumo della banana in frutto. Questo ci tengo a dirlo perché si sente che è artificiale, però è buono. Se vi piace questa profumazione è ottimo. Sarebbe l'ideale usare questo bagnoschiuma qui di Faberlic con il profumo di Comptoir Sud Pacifique Vanille Banane che io avevo utilizzato un po' di tempo fa, oppure con quello di The Library of Fragrance Platano Guinea, altro profumazzo alla banana. Prima o poi cederò all'acquisto di un profumo alla banana, io ve lo dico. Ve lo anticipo. Veramente molto molto buono, mi piace tanto e ve lo consiglio se amate questi odori, ma se vi piacciono proprio i bagnoschiuma cremosi che vi coccolano, fanno tanto schiuma e basta poco prodotto, veramente ottimo, mi piace. Altro prodotto che invece io mi sono comprata da usare sotto la doccia è un prodotto di Avon che in realtà nasce per il viso, è un 2 in 1, si chiama Cleanser Polish, quindi detergente, polish che vuol dire smalto. Non so che cosa voglia dire, comunque in realtà è uno scrub per il viso. Allora, siccome io scrub per il viso meccanici con i granelli non li faccio perché mi faccio già il peeling di Effa Clar, mi sono comprata questo prodotto qui da utilizzare proprio solo nel corpo. Si chiama Avon French Grape 2 in 1, Madonna che pronuncia French Grape, per il viso, 150 ml di prodotto. L'ho comprato poco tempo fa, credo 3 settimane fa, nell'ultima campagna, campagna 14, nel catalogo delle presentatrici, perché costava credo 2 euro, 2,50 euro, veramente poco. Lo sto utilizzando sotto la doccia per farmi lo scrub in tutto il corpo, specialmente petto, tronco e schiena. Sulle gambe non ho necessità di farmi lo scrub perché non ho peli incarniti, non faccio silky peel, cerette, quindi peli incarniti non ne ho. Però sul corpo mi piace avere uno scrub meccanico, non mi dà fastidio come sul viso. Quindi questo mi sta piacendo molto. Dovrebbe essere all'uva, French grape, uva francese, credo, eh. Mi sta piacendo molto, ha anche un buon profumo. Sì, un profumo non è male, sa proprio di uva. Sì. Uva cosmetica ovviamente, non l'uva quella che vi mangiate. Buono, mi sta piacendo, riesco a farmi un bello scrub e poi ho la schiena e il corpo completamente sgrassato. Mi piace, ottimo. Poi andiamo alla categoria hair care, come vedete ho tagliato i capelli, per cui della linea hair care non ho grandi cose da segnalare, ho utilizzato questo balsamo qui. Per i capelli gli ultimi giorni, perché i capelli li ho tagliati ieri, quindi proprio una roba fresca fresca. Gli ultimi giorni per lavare i capelli ho utilizzato questo balsamo che avevo trovato all'interno del calendario dell'avvento, balsamo della Dove che si chiama Intensive Repair Conditioner Nutritive Solution. Veramente buono, mi sta piacendo tanto, al di là della profumazione che è la tipica profumazione Dove, è proprio un... Mamma mia che buono! Ah, buonissimo. È proprio un balsamo morbidissimo, proprio una crema morbida morbida, ve la passate su tutta la chioma, ah, vi va a snodare completamente, ad ammorbidire, a facilitare la pettinabilità dopo averli appunto sciacquati. Mi piace molto, devo dire. Ho visto che adesso in TV stanno facendo la pubblicità dei prodotti Dove per i capelli. Io sinceramente questo qui
avendolo trovato nel calendario dell'Avvento, non so se esiste in formato full size, non ho idea, c'è proprio scritto Intensive Repair, ve lo faccio vedere da vicino. Comunque un buon prodotto per il semplice fatto che io ho una cute grassa, capelli grassi di conseguenza, e non mi va a ingrassare né la cute né i capelli, quindi tutti i balsamo, i condizionanti, le maschere che mi fanno questo effetto mi vanno molto bene. Se invece sono maschere che mi ingrassano i capelli dopo 2 giorni che li ho lavati, ecco, mi viene il porco, però non è questo il caso. Quindi della linea Hair Care, della categoria Hair Care ho solo questo da consigliarvi. Per quanto riguarda invece il make-up, ho da farvi vedere il mitico eyeliner arancione della Debbie con cui io mi vado a puntinare il viso quando mi faccio le lentiggini. Gli ultimi due video che ho pubblicato, quindi quello dei profumi finiti e quello del tag, My Fragrance Addiction Tag, senti la pronuncia in sto video, Madonna Fiori. Mi sono puntinata tutto il viso in un momento di impazzimento totale. Ho deciso di farmi le lentiggini perché nella mia famiglia mia mamma aveva le lentiggini, mio fratello ha ereditato le lentiggini di mia mamma, mia zia le lentiggini. Chiaramente io, femmina, ho preso da mio padre che di lentiggine non ne ha neanche mezza, ma solo brufoli. Ecco, quindi vedi che culo quando uno dice i geni, no? Ecco. Quindi, siccome per la proprietà di contraddizione, quando hai una cosa non la vuoi e quando non ce l'hai la vuoi, le lentiggini io le ho sempre volute. Chiaramente se non le avessi, se le avessi non le vorrei, perché è sempre così, eh? Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane, è sempre così. Non è una cosa mia, io penso che sia proprio una cosa di tutti. Quindi, quando ho voglia di farmi le lentiggini, impazzisco totalmente, mi puntino la faccia completa con questo eyeliner della Debbie. Ve lo faccio vedere bene. Si chiama Debbie 100% Precision Core Eyeliner Pen ed è nella numerazione 10. Certo, voi vedete questo arancio fluo e dite come, ma ti fai le lentiggini di questo arancio? In realtà sul viso, sull'occhio rimane un po' più carico, sul viso viene un po' smorzato. Poi se voi fate le lentiggini, vi passate poi sopra un po' di terra, un po' di cipria, le lentiggini mano a mano si schiariscono. Io negli ultimi due video le ho lasciate proprio a pugno in faccia. Infatti c'è anche qualcuno che mi ha detto: Oddio, mi sono spaventato aprendo il video. Adesso non esageriamo, non esageriamo. Vabbè. Comunque c'è qualcuno che mi ha scritto anche queste minchiate. Vabbè, bisogna accettare tutto quando si sta su YouTube, mica vero, però. Quindi mi sta piacendo molto. La punta è questa qui. La vedete? Sì, vi faccio vedere, quindi mi puntino il viso così. Vedete? Sembra molto arancione, ma se tu ci passi sopra un po' di terra, un po' di cipria, vai a sfumare un po', non è così pugno in faccia. In realtà, sugli occhi invece rimane proprio molto fluo come arancione. Veramente ottima, credo che la utilizzerò solo per farmi le lentiggini, perché attraverso questi momenti in cui ho voglia di avere le lentiggini e mi puntino la faccia. In realtà poi è bello anche avere le lentiggini perché magari attiri più l'attenzione sulle lentiggini piuttosto che sui capelli, capito? Siamo sempre lì, quando uno ha un difetto deve cercare di valorizzare i propri pregi e se non ce li hai, visto che siamo nel 2021, te li puoi anche creare andando a disegnare le lentiggini. Ormai non esistono donne, uomini brutti nel 2021. Tutto si può fare per migliorare la nostra immagine. Questo è un messaggio che vorrei che la gente sapesse. Ecco. Vabbè, comunque non mi voglio troppo perdere in queste lezioni, tanto le sapete già meglio di me. Allora, profumo del periodo. Allora, come profumi del periodo, lo sapete, come profumi primaverili avevo scelto un profumo che si chiama Pretty in Pink del marchio Fleur de Mayo, trovato da MD, finito. Avevo la colonia 4711, finita. Sto utilizzando la violetta di Bottega Verde, ma il mio marito preferito, l'unico che ho, My Little Husband, per il giorno di Pasqua mi ha regalato, in realtà me l'ha regalato qualche giorno dopo, mi ha regalato un profumo nuovo, perché quando tua moglie ama i profumi, non sai che cazzo regalargli, gli regali un profumo, ovvio. Mi ha regalato questo profumino qui per Pasqua, adesso cerco di farvelo vedere bene. Allora, si chiama Pepe Jeans. Il marchio Pepe Jeans London e il profumo si chiama 4 Air, quindi è proprio semplicemente la loro fragranza da donna.
Della stessa linea c'è un altro profumo che mi piace molto a livello di note, ma sì, mi sembra che l'ho già provato da Ipersoppa, sempre lo stesso bicchierino, però se non sbaglio la boccetta è blu e si chiama Celebrate. Quello lì mi piace molto, è molto particolare, ha una nota di caviale se non sbaglio all'interno, sì, nota di caviale se non sbaglio, prima o poi prenderò anche quello, ma appunto mio marito mi ha regalato questo qui. Allora, è un profumino da 30 ml, si presenta così, a calice, molto molto carina, devo dire il pack. Sarebbe un pack da collezione se io collezionassi appunto le boccette. Vetro intagliato e abbiamo questo profumo. Quindi, avendo finito il 4711, avendo finito Pretty in Pink, mi è rimasta la violetta di Bottega Verde, che la sto utilizzando per uscire, solo che la violetta di Bottega Verde è difficile da finire per il semplice motivo che io con 3 spruzzate ci vado avanti una giornata. Non è uno di quei profumi che devi caricare i vestiti o la pelle per inebriare, cioè la violetta di Bottega Verde su di me inebria alla grande anche con 3-4 spruzzate. Mentre invece questo profumino qui non troppo, ma vi vado a leggere le note perché non ve le ho ancora lette, me le sono scritte apposta. Allora, profumo che credo che sia del 2018-2019, non è troppo recente. Note di testa, marshmallow, mandorla, tangerino. Note di cuore abbiamo vodka, vaniglia, latte di mandorla. Note di fondo abbiamo muschio e ambra. Mazza come ho scritto male, non riuscivo neanche a leggere. Allora, diciamo che questo profumo mi incuriosiva. Quindi io stessa ho detto a Simone, se mi vuoi fare un regalo ci sono diversi profumi che mi interessano e lui poi ha scelto questo. Mi incuriosiva perché avevo letto questa nota di vodka, ho detto qua, profumo alla vodka, mai provato, mai sentito. Di solito i profumi che dentro hanno cocktail, vini o cose strane mi incuriosiscono sempre, non mi fanno impazzire, però proprio la curiosità mi monta. E quindi ho detto, regalami questo qui. In realtà gli ho detto regalami, gli ho detto se mi vuoi regalare un profumo ti do un elenco di profumi e lui ha scelto questo, scusatemi, sono rimbambita pure io. Complice il fatto che avevamo anche un bello sconto da Ipersop con la raccolta punti, quindi è venuto a costare anche pochino. Comunque, di che cosa sa questo profumo? Non ci perdiamo troppo in chiacchiere, se no veramente non si capisce niente. Allora, parto col dire che è un profumo molto dolce, quindi vi devono piacere i profumi dolci. La nota di marshmallow poteva essere una cosa che mi faceva storcere il naso, ma in realtà non la percepisco. Percepisco una profumazione molto molto dolce, ma non sento un calore tipico di tutte quelle fragranze dolcissime che hanno a che fare appunto con le caramelle, i bomboni, i dolciumi, eccetera. Di solito sprigionano molto calore. In questo profumo non sento sprigionare calore. In realtà la nota che sento di più in questo profumo è latte di mandorla, quindi non è più una mandorla con questa finitura polverosa quasi talcata, ma è proprio il latte di mandorla. L'avete mai bevuto il latte di mandorla? Io sì, un paio di volte, quello della Condorelli, buonissimo, ovviamente dolcissimo, quindi non bisogna abusarne, va proprio bene a un diabetico quando ha la glicemia bassa un bicchiere di latte di mandorla, forse anche mezzo bicchiere può bastare. È veramente molto molto dolce e questo profumo, io vi dico, è proprio il latte di mandorla fatto a profumo. Guardate quanto ne ho già usato. E me l'ha regalato a Pasqua, qualche giorno dopo Pasqua, e l'ho utilizzato praticamente subito. La sera stessa che me l'ha regalato me lo sono provato, i giorni dopo ho continuato a utilizzarlo. È un profumo che non ha una grandissima persistenza, ha un bel sillage quando lo mettete, perché Simone prima ci siamo abbracciati e baciati come fanno tutti i mariti e mogli di questo mondo, e mi ha detto ammazza che profumo, e io gli ho detto guarda che la maglia è impregnata di questo, perché io stamattina non l'ho spruzzato. Ecco, quindi capite? Che dirvi, è un profumo che sa di latte di mandorla. Mai provato un profumo che abbia questa nota. Mi piace, però devo assolutamente dirvi che è un profumo molto dolce, così come è tanto dolce il latte di mandorla. Quindi io qui non sento né marshmallow, né vaniglia, né mandorla, né vodka, purtroppo. La vodka ha proprio questa finitura alcolica, non ce la sento. Sento proprio solo il latte di mandorla. È una fragranza piuttosto statica, piuttosto piatta. Dura molto poco. Secondo me, perché io non sento questa grande scia, non sento questa grande persistenza, però come vedete mio marito prima mi ha annusato la maglia e mi ha detto Madonna quanto profumo, quindi forse è una cosa soggettiva. Io non me lo sento che mi accompagna tutto il giorno, mentre invece con la violetta di Bottega Verde me lo sento veramente tanto tanto presente, anche quando esco e indosso 2 mascherine, io la violetta di Bottega Verde la sento tantissimo. Questo qui no, quindi vai a capire.
Se vi piace latte di mandorla, se vi piacciono i profumi dolci, se non siete persone che rimangono un po' nauseate, oppresse dalle profumazioni molto dolci, questo è un profumo che potrebbe fare per voi. Non costa tantissimo, quindi è un profumo low cost. Se vi volete fare un regalino, anche un regalino a un'amica che sapete che ama i profumi dolci, questo è anche bello. È proprio bello anche il pack, è proprio un bel pensiero, è proprio un'ottima idea regalo. Un profumo dolce che secondo me è anche di facile gradevolezza, perché i profumi dolci piacciono a tutti, quasi a tutti. Buono, mi piace. Poi, e quindi eravamo alla categoria profumo, adesso andiamo alla categoria prodotto scoperta. Prodotto scoperta, ho un prodotto veramente buonissimo, che mi ero comprata per me, ma poi ho regalato a mio marito. E si tratta del deodorante, quindi profumo deodorante di Elan, Vetiver e Rum. Me lo ero comprato io, no, me lo aveva, no, me lo sono comprato io a gennaio, no, a dicembre. Questo l'ho comprato a dicembre, online. E abitavo ancora nell'altra casa, me lo sono tenuto lì un po' di scorta e ho detto boh, quando viene il momento propizio lo utilizzo. Poi mi sono accorta che il mio caro marito i profumi per stare in casa non riesce a metterli finché non glielo ricordo io, e allora mi sono detta, visto che io ho già i miei deodoranti, mi improfumo già, tra deodorante e profumo sono già tutta profumata, lui che non usa il profumo gli do questo, così utilizzando questo come deodorante si improfuma anche, e devo dire che è veramente buonissimo. Allora, io Vetiver Rum l'ho conosciuto attraverso dei campioncini, mi erano stati omaggiati da qualche erboristeria negli anni, diversi campioncini di bagnoschiuma Vetiver Rum di Elan, e io mi ero completamente innamorata. È una profumazione tipicamente, io ve lo dico, sempre una roba soggettiva, tipicamente mascolina, cioè sa proprio di... Ha un qualcosa anche di dopobarba, è veramente buono. Io amo la nota del vetiver, la nota del rum, come vedete, rum, vodka, io non bevo perché non mi piace l'alcol. Il rum c'è, si sente e va un po' a smorzare la freschezza del vetiver. Però non è forte questo rum, non è particolarmente alcolico. E io me lo sono comprato perché non so, credo di averlo trovato in promozione online e ho detto poi, momento propizio, lo utilizzo. Visto che mio marito non usa profumi, ho deciso di darlo a lui. È già più della metà, non so se vedete, no, non si vede una mazza, comunque è già tanto così. E devo dire che a lui sta piacendo tanto. Lo trova veramente, mi ha detto di dirvi, molto efficace sotto le ascelle, ma è anche buono perché io che gli passo vicino si sprigiona anche, quindi si sente proprio come se fosse anche un profumo. Per cui se vi piace Vetiver Rum di Elan, non volete comprare il profumo perché magari costa troppo, costerà sui 20-25 euro, comprate il parfum deodorant come ho fatto io che costa 10-11 euro e così ammortizzate, ve lo provate bene e niente, secondo me questo qui lo potete utilizzare anche come profumo perché si chiama profumo deodorante. Quindi secondo me per risparmiare si può prendere questo, sono 100 ml per cui se può fa, veramente molto 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 buono. Ho fatto un ottimo acquisto e gli ho fatto un ottimo regalo. Fortunato lui. Buono, Vetiver Rum di Elan. Io non faccio queste grandi distinzioni tra profumo maschile e femminile, nel senso che se a me questo piace lo sento tipicamente maschile, ma se mi piace me lo metto ugualmente. Ho deciso di regalarlo a mio marito semplicemente perché lui non mette il profumo, allora ho detto mettiti questo così hai il doppio utilizzo. Ti deodori ma profumi anche, eh? Intelligente ragazzi, mamma mia. Allora, poi per quanto riguarda la fissa del periodo, mi ero presa un prodotto e l'ho lasciato là nella scrivania. Vado a prenderlo un attimo. Allora, vi volevo dare un altro consiglio. Siccome in questo periodo non ho è da un po' di tempo che non registro video, non mi sono fatta mancare una piccola irritazione agli occhi. Perché a me in primavera di solito, ma da quando ero adolescente, non mi viene l'influenza, non mi viene il raffreddore, o meglio, non mi è mai più venuto, ma non diciamolo. Mi vengono molto queste forme di prurito agli occhi, ma non è una roba allergica, è proprio una roba di, non so se virale, non lo so. Comunque sta di fatto che mi è venuta un'irritazione all'occhio destro, sempre lui. Quindi mi sono svegliata una mattina con l'occhio e l'occhiaia un po' gonfia. Sono andata dall'oculista, ovviamente, che mi ha dato il classico collirio, quello col cortisone che serve per tutti i tipi di congiuntivite, e poi mi ha prescritto un collirio da mettere tutti i giorni,
sempre a base di acido ialuronico, quindi una cosa che possono usare tutti, specifico diciamo per quelle persone che soffrono appunto di occhi sensibili. Si chiama Gastroftal. Ve lo faccio vedere, ovviamente non è un farmaco, eh? Non sto pubblicizzando un farmaco, ma è semplicemente un collirio a base di acido ialuronico. Questo lo può mettere chiunque soffra di occhio secco, occhio sensibile, se vi truccate molto, ecco. Gastroftal mi sto trovando veramente molto molto bene. L'unica cosa che non ho mai capito dei colliri è perché sono i farmaci. Questo non è un farmaco, ma perché sono i prodotti che in farmacia costano di più, cioè due colliri voi spendete in farmacia 30 euro. Io lo trovo una roba che mi farebbe mandare a fuoco tutte le agenzie farmaceutiche, ma in questo momento non è il caso, ecco. Va bene, stavo dicendo la fissa del periodo. Allora, fissa del periodo, mia zia, non quella di cui vi parlo sempre, Michela, la mia dirimpettaia, sì. Non quella, ma l'altra zia, quindi la sorella di mio papà, l'amante dei gioielli, mi ha regalato due parure a Pasqua, due parure di gioiellini, sapendo che io sono una grande amante appunto di bijou, gioielli, argento, eccetera. Mi ha regalato questa parure qui che spero che vediate, cerco di farvela vedere bene, che è questa collana con questo anellino qui. Speriamo di farvelo vedere, di riuscire a farvelo vedere bene. Allora, io non vedo però se lo vedete, porca puzzo, eh. Sì. Ok, questo è il ciondolo e questo è l'anello. Lo vedete? Allora, praticamente che cosa vanno raffigurando questo ciondolo e questo anello? Sono sempre d'argento, quindi abbiamo prodotti d'argento e sono smaltati e raffigurano un viso tipo Picasso. Io l'ho chiamata Parure Picasso, infatti a mia zia quando poi l'ho ringraziata ho detto grazie per la Parure Picasso, mi piace molto. Mi ha regalato questa Parure qui per Pasqua, che mi piace veramente tanto perché la trovo originale, non l'ho mai vista da nessun'altra parte, e me ne ha regalata un'altra sapendo che io sono un amante delle farfalle, diciamo che al di là dell'animale stesso, della farfalla, dell'insetto, la farfalla per me ha diversi significati, ma non sto qui a spiegarveli. Comunque mi ha regalato un'altra parure che adesso vi vado a far vedere ed è questa qui. Allora, la confezione dove era la parure, questa qui di Picasso, è questa. Non conosco il marchio, Reiko, non ho idea. Boh. Invece la confezione dove c'era la parure di farfalle è questa qui fatta a muffin, veramente molto carina, mi è piaciuta tanto. Già solo la confezione mi merita. Questa parure è fatta così, quindi è così composta dalla collana, con questa farfallina smaltata verde, azzurra e fucsia, spero la vediate. Ok, la collana non è il solito punto Venezia, questa qui mi sembra che si chiami catena Venezia, mi sembra che si chiami così questa qui. Questa invece è un altro tipo di catena, tutta attorcigliata su se stessa. Questo è il ciondolo, appunto, la farfallina qui smaltata, e poi abbiamo gli orecchini che vanno appunto a completare la parure. Ve li faccio vedere, eccoli qua. Sono pendenti, quindi adesso che ho tagliato i capelli è difficile che me li vedrete, però magari invece poi me li metto, vediamo, non lo so. Sono molto molto carini. Ecco, queste due parure mi sono piaciute molto, quindi diciamo che potrebbero essere la fissa del periodo. Se invece come fissa del periodo vogliamo dire serie TV, film, musica del periodo, mi va di condividere appunto le cose che sto guardando in questo periodo, che sono... Vabbè, ve l'ho già detto, la serie TV 24, che ormai lo sapete, ve l'ho già detto fino alla nausea, la stiamo guardando tutta. Sono tante serie ed è praticamente una squadra antiterrorismo che protegge non solo gli Stati Uniti come paese, ma soprattutto il presidente degli Stati Uniti da attacchi terroristici. Quindi è una serie TV che ti tiene molto col fiato sospeso. 24 ore del giorno è articolata, ogni episodio è un'ora nella vita appunto di questo agente antiterrorismo. Molto carina. Altra fissa del periodo sono due tipi di musica. Sto ascoltando tantissimo un gruppo che si chiamano i Greta Van Fleet, un gruppo statunitense in cui giovanissimi sono tre fratelli con un altro ragazzo e lui, ragazzi, ha una voce pazzesca. Anche per quanto riguarda la musica, non sono tanto un amante, adesso che sono vecchia, 35 anni, non sono più un amante del rock, perché quella fase l'ho attraversata quando ero adolescente, ero più rockettara, adesso sono proprio per il pop becero. Però
c'è sempre questo però, quando sento una voce bella, particolare, cristallina, limpida, acuta, quando sento il talento, è lì invece il pop commerciale se ne va a farsi fottere e mi concentro appunto su quella musica lì, perché il frontman di questa band, dei Greta Van Fleet, ha una voce pazzesca. Io consiglio a tutti, veramente, se vi piace la musica, se la musica per voi è una forma d'arte, se vi fa staccare il cervello, se vi fa bene all'anima, vi fa bene allo spirito, come a me personalmente, vi consiglio di ascoltare i Greta Van Fleet, specialmente le ultime canzoni che sono Age of the Machine e It Above. Questo ragazzo ha una voce potentissima. Ma potentissima, altro che Freddie Mercury mi viene da dire, però poi i fan dei Queen mi ammazzano, quindi non dico così. Altra musica che sto ascoltando in questo periodo, l'ho scoperta di recente ed è praticamente la musica, in realtà sono le composizioni, i componimenti al pianoforte di una monaca, di una suora che si chiama Tsegwè Marianne Guebru. E sto ascoltando appunto le sue melodie al pianoforte. È una suora di 97-98 anni che suona il pianoforte e fa dei componimenti, delle melodie veramente belle. La mia preferita è Homesickness parte 2. Veramente, se vi piace la musica, ascoltate i miei consigli. Provate a dare una chance a queste due musiche e poi mi farete sapere. Ho parlato troppo, questo video durerà tantissimo, ma quando c'è un distacco di un arco temporale così lungo che io non registro i video, mi viene sempre voglia di parlare di molte, molte, molte cose con voi perché mi trovo bene. Bene, quindi io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se conoscete questi prodotti, se vi ho incuriosito e adesso io mi accingo subito, immediatamente, a registrare il video dei flop del periodo perché veramente ce ne sono diversi. Ho provato tanta roba e tanta roba che mi ha lasciato un po' così. Un abbraccio, un bacio. Ciao!